Per il momento siamo primi in classifica, abbiamo le ultime due giornate, questa domenica contro il Genova, la prossima contro la Cagliarese, sempre in casa. Speriamo che continuino così, ragazzi, perché stanno andando molto bene, quindi siamo fiduciosi nella vittoria finale per il campionato. Dietro un Sanremo Baseball prima squadra che gioca un gran campionato di Serie B, quindi crescono anche dei giovani interessanti. Esattamente, esattamente. Stiamo cercando di tirare su dei bambini molto promettenti, tutti quanti che stanno con un occhio alla prima squadra, con un occhio a Liddy che è in America, e quindi stanno tutti crescendo con queste due promesse, diciamo. La concorrenza con gli altri sport, un punto a favore è sicuramente la struttura che è all'avanguardia per la vostra disciplina. Sì, sì, diciamo che la struttura è un'ottima struttura, purtroppo è sempre difficile con i giovani riuscire un po' a strapparli allo sport nazionale, è sempre una cosa difficilissima. Però diciamo che abbiamo un ottimo vivaio tra ragazzi, cadetti, le ragazze che comunque crescono, per cui abbiamo degli ottimi numeri. Via. Il risultato di oggi si può dire archiviato il discorso campionato? No, assolutamente no, devono vincere due partite oggi, perché ne abbiamo questa e un'altra subito dopo contro sempre questa squadra qua. E abbiamo una partita di vantaggio sulla Cagliarese, che abbiamo lo scontro diretto domenica prossima, per cui dobbiamo vincere queste due partite qua più almeno una con la Cagliarese, e allora poi abbiamo archiviato, però fino all'ultima giornata non possiamo dire niente. Le prospettive di questi ragazzi? Le prospettive sono ottime, speriamo di tirare fuori tanti liddi, speriamo tanto di farli crescere bene e andiamo avanti così per il proseguio di questi bambini che stanno promettendo. Ne abbiamo uno di Liddy anche qui, abbiamo il piccolino, il figlio del fratello di Thomas Liddy, che anche lui promette bene, è il più piccolo della squadra, quindi pian piano li tiriamo su tutti.